Ciao a tutti e soprattutto ai nostri amici del segno zodiacale della Bilancia. Oggi facciamo il vostro tiraggio generale e vediamo quali sono i messaggi importanti che dovete sapere in questo momento, quali sono le energie attorno a voi e come posso aiutarvi oggi, Bilancia. Ok, quindi come sempre vi ricordo che se siete minorenni non dovete essere qui, se siete troppo sensibili o facilmente offesi, vi consiglio di cliccare fuori dal canale. E se non credete ai segni zodiacali né ai tarocchi, sono sicura che avete di meglio da fare. Però ovviamente, se ci volete far compagnia, siete benvenuti sempre. E se per caso passate dai commenti, mi raccomando, siate gentili. Vi ricordo anche che se vi interessano degli altri tiraggi diversi dai miei, non esitate a fare un salto nel canale di mia mamma che si chiama Il Messaggio della Strega Bianca. Lei è spaventosamente precisa. Detto questo, eccoci qui. Quali sono i messaggi importanti per il segno della Bilancia in questo momento? Come possiamo aiutare oggi il segno della Bilancia? Molto bene. Allora, facciamo una croce celtica. Come siete adesso? Qual è il momento attuale per la bilancia? Ok, viene subito, stiamo parlando d'amore. Non lo so, ma in generale, vediamo. Sfida e potenziale di questa situazione. Sfida e o potenziale di questa situazione. Cosa dovete focalizzarvi? Molto bene. Passato recente. Ok. La vostra forza in questa situazione. Qual è la vostra forza in questa situazione? Molto bene. Futuro prossimo. Futuro prossimo. Approccio consigliato in questa situazione. Approccio consigliato in questa situazione. Un'informazione importante su questa situazione. Speranze e paure. Ok, bene. E qual è il risultato? Messaggio finale. Qual è il risultato di questa situazione? Qual è il risultato? Ok. Devo capire che qualcuno sta rompendo le balotole alla bilancia e la bilancia perderà la pazienza. Ok, vediamo con calma, una cosa alla volta. Allora, che cosa battezza qua l'energia del tiraggio? Abbiamo ben tre arcani maggiori. Il
ma un nuovo inizio o una vittoria su un ciclo che si è concluso ed ecco che voi iniziate a manifestare un nuovo modo di vivere verso la vostra prosperità. Vediamo, o felicità anche. Vostro momento attuale ed eccoci che abbiamo ben quattro carte, cavolo. Era successo cosa anche ai gemelli? Ok, il vostro momento attuale è quello di superare una partnership scegliendo di accettare le vostre perdite. Quindi praticamente posso capire che c'è stata una separazione nella quale voi non volevate separarvi, o da qualcosa o da qualcuno, o la fine di un contratto di lavoro o la fine di una società, ma finalmente avete detto: senti, qua bisogna che finalmente io accetti quello che è successo e devo fare una scelta per la mia vita e quindi andare per la mia strada. Un po' come fare un po' i calcoli, la contabilità finale delle perdite e avanzare. La sfida o il potenziale di questa situazione è quello di celebrare la felicità, quindi appunto superare questo momento, ok? In che cosa quindi dovete concentrarvi, focalizzare in questo momento? Nella vostra stabilità, nella vostra felicità, economica, abbondanza economica, ok? O vostra o della vostra famiglia. Quindi, come questa carta c'è sempre la famiglia, il cane, la casa, il nonno, i figli, la coppia, quindi la prosperità forse della famiglia, o se no, ingettare le basi prospere, solide per fare una famiglia, ok? Passato recente, nel passato recente c'era qui una storia d'amore o dei sentimenti tossici. Eravate legati a questa relazione o questa partnership che era molto molto tossica, che vi faceva proprio male. Direi, no, come il diavolo, e sono sempre tutti e due che sono legati al diavolo, quindi posso capire che era tossica per voi due o per tutti i soci, ok? Non era positivo per nessuno. Eravate lì solo perché c'era quasi come un legame basato nei vostri traumi, nelle vostre. Ognuno tirava fuori dell'altro solo il peggio. Non vi facevate bene a vicenda, ok? E quindi avete dovuto maturare emotivamente per andare avanti e riuscire a separarvi, perché appunto qua c'è questa il vostro momento attuale, quindi di questa separazione, questa divisione, scissione, ok? Qual è la vostra forza in questo momento? Beh, bilancia, no. O la vostra forza è qualcosa che state facendo online, quindi c'è una visibilità pubblica, c'è gente che vi guarda e vi riconosce pubblicamente, o semplicemente la vostra forza in questo momento è comunque camminare con la testa alta, è comunque ritrovare la vostra dignità, il vostro valore e camminare con la testa alta verso i vostri obiettivi, ok? Anche se c'è stata una sconfitta, ovviamente la vita continua e si va avanti. In un futuro prossimo, qui c'è tanto lavoro, avrete tantissime cose da fare allo stesso tempo e dovrete riuscire a conciliare, equilibrare tutte queste attività, queste cose che saranno necessarie per andare avanti.
L'approccio consigliato qui, c'è conflitto, ok? Quindi questo mi dice che l'universo vi consiglia in questo momento di riuscire a sì lottare per quello che è vostro, ma di essere anche qualcuno che concilia, che riesce a conciliare le diverse, i differenti punti di vista in modo da, ecco, raggiungere la stabilità, ok? Bloccare fuori tutto quello che un po' vi ha ferito, ok? E per poter guarire e trovare la stabilità. Ritrovare l'abbondanza. Speranze e paure. Qua avete paura che una situazione finisca e che qualcuno prenda qualcosa che appartiene a voi. Stiamo parlando di divisione dei beni, forse? Forse c'è anche la paura di, una volta che è finita questa situazione, avete paura di camminare da soli, avete paura di stare soli. E qui il risultato finale è quasi come una. L'universo vi dà un po' il heads up, l'avviso, attenzione, perché da qua in poi, ok, dovete agire. Quindi c'è un momento di lasciare al passato la passività e dovete lottare per il vostro futuro. Vi dovete ingaggiare nella costruzione del vostro futuro, perché le cose cambieranno molto velocemente. Se siate passivi, correte il rischio di perdere il treno. Ok? Perdere il treno. Quindi per camminare verso a questa vostra futura prosperità, questa futura vita, c'è lavoro. C'è lavoro intellettuale e c'è lavoro proprio, c'è l'olio di gomito qua. Ok? Bene, bilancia. Quali sono le azioni consigliate, okay, per avere successo in questa situazione? Quindi vediamo qui. Quali sono i consigli per quanto riguarda proprio le azioni che devono partire da voi, il vostro comportamento? Non vi dico cosa fare, che è un consiglio, non vi incazzate. Ok, andiamo. Quali sono i consigli per il segno della bilancia? Che porteranno la bilancia al successo. Mannaggia, l'ho sparata come no. Ok, di nuovo qua. Azione, di nuovo. Avere la forza di realizzare a partire da adesso. Allora, aspetta, aspetta, aspetta. Abbiamo questa. Oh, diavolo, di nuovo. Altre due. Bilancia, c'è una. Di nuovo, di nuovo. Il 7 di spade. Di nuovo il 5 di coppe. Sì, è proprio una separazione forte qua, è una energia di separazione proprio forte. Quindi, cosa dovete fare? Quindi, quali sono le azioni consigliate per avere successo in questa situazione? Prima di tutto,
azione, mettiti a lavorare il prima possibile, ok? Rifletti, ma senza perdere notti di sonno, non stressarti, non andare sulla ossessione dei pensieri negativi, ok? Trova la forza, le risposte, la luce, la strada dentro di te, ok? Di nuovo qua devi riuscire a agire su questa ossessione, su questa se è questa partnership veramente che ormai è come se fosse una droga, no? Io sono con questa persona da così tanti anni, non la voglio lasciar sfuggire, è mia, questa società è mia, l'ho creata io, non la mollo, è qualcosa che ti sta ancorando a una strada negativa. Quindi bisogna veramente capire questo contratto, e riuscire quindi a trovare il tuo modo di lavorare, ok? Forse è qualcosa che ti teneva legato per qualcosa di economico, no? E quindi devi capire che invece sei tu che devi lavorare per il tuo futuro, ok? C'è tanto lavoro da fare. Ecco qua. Tenere un po', risparmiare i soldi, capire come proteggere i tuoi assets, i tuoi valori, i tuoi soldi, ok? E qua di nuovo c'è la paura qui forse che qualcuno ti rubi, che qualcuno stia mentendo, no? O sei tu, perché queste due carte di nuovo, la separazione, ho queste due coppe, ma ho paura che qualcuno mi stia rubando. Quindi se ho proprio tanta, tanta energia qua di una separazione dove c'è la paura della divisione dei beni, si è preso di più di me, o una società, no, che si divide, quindi bisogna capire chi ha cosa, quanti soldi vanno a chi. Ok, bene, bilancia. Adesso vediamo i blocchi. Vediamo cosa ti sta bloccando in questa situazione. Ok, e quindi le cose da evitare perché sono blocchi. Ok, quali sono i blocchi per la bilancia in questa situazione? La faccio. Quali sono i blocchi per la bilancia in questa situazione? Cosa si è girato? Oh, mi sbaglio. Sono così nere le carte che sembrano bianche. Riflettono tantissimo. Ah, basta, se no è tutto un blocco. Ok, quindi adesso è il momento che non posso più far finta di vedere. Devo leggere. Allora, quali sono i demoni qua? Quindi Decarabia, Foras, Ose, Amon, Gap, Ami, Vepr e Astaroth. Allora, il primo blocco è quello appunto che ci parla del tu, che non vuoi costruire piano piano la tua prosperità, la tua abbondanza. Quindi devi contare su te stesso, ok? E finalmente costruire la tua strada, pensando nei tuoi sentimenti, nei tuoi desideri, in quello che piace a te,
Veramente ti devi, secondo me, qua riscoprire, perché ormai qualcuno si è dimenticato di chi era. Capito come? Non mi ricordo più di che cosa, quali sono le cose che mi piacciono, quali sono i miei obiettivi, perché ormai ho vissuto con queste altre persone o quest'altra persona e ho vissuto per loro e ho lasciato me stesso per la strada, quindi bisogna riscoprire questa persona che siete voi. Un altro blocco è la confusione, troppe strade davanti, quindi bisogna decidere qui. Di nuovo qua il 2 di denari, che è la terza volta quindi che esce. Quindi di nuovo, voi avete tante cose da fare, non procrastinate, andate avanti. Qua un altro blocco è quello di sognare ma non realizzare, ok? Continuare a voler, e qua scusate, io devo vedere, dirvi i messaggi che ricevo, ok? Quindi c'è questa, voi volete questa separazione uguale, ma qui mi sembra che voi non avete la stessa parte degli altri. Quegli altri hanno più di voi, ok? Quindi ci sarà una divisione, ma la vostra parte sarà per forza la minore. O perché avete investito meno, o perché ci sono delle cose che non appartengono a voi, quindi non toccano a voi averle, capito? Quindi questo è un altro blocco. Questo c'entra anche con la generosità, quindi c'è un blocco qui di generosità. O voi non siete generosi verso gli altri, quindi volete di più, o viceversa. Ok? Un altro blocco molto importante qui, che uno dopo l'altro si completano a vicenda, è il fatto di non voler andarvi via, andarvene da questa situazione, da questa unione. Da questa unione tossica, da questa partnership o questa azienda, questa società, questo contratto tossico che non vi fa bene. Voi volete tenere lì, stare lì aggrappati, perché non capite che questo è il karma, è il destino, è finito, è il momento di procedere ognuno per la sua strada, ognuno per la sua strada, ok? Pesante bilancia, difficile, mi dispiace, spero che questa situazione si risolva, ok? E che finalmente nella vostra strada ci sia solo vittoria, perché adesso scoprirete voi chi siete voi e ecco, vi si apre tutta una nuova vita davanti, ok? Bene, bilancia, come sempre, spero di esservi stata almeno un pochettino d'aiuto oggi. Grazie del tempo prezioso che condividete qua con me per guardare i miei tiraggi. Vi auguro un bellissimo fine di settembre e inizio di ottobre. Prendetevi cura di voi e ci vediamo alla prossima. Ciao ciao!